Allora, per parlare delle stranezze e delle insidie di Via de Tours, per prima cosa dobbiamo vedere quale è Via de Tours. Questa è la mappa di Google, vedete evidenziata in giallo via Madonna degli Angeli, è la strada che va, prosegue poi verso la colonnetta, la conosciamo tutti. Questa è la curva dove c'è la caserma dei carabinieri, il terminal e la chiesa di Madonna degli Angeli. Allora, Via de Tours, guardate, è questa qui. È una strada in discesa che dalla curva di Madonna degli Angeli arriva giù a Viale Maiella, poi prosegue verso i campi da tennis. La prima cosa che voglio farvi notare è che a metà della Via de Tours c'è un incrocio. Nell'ultima parte, la parte più in alto, è indicata nella mappa di Google una piccola freccia, ci indica la direzione di marcia. Vedete, la freccia sta solo nella parte che va dall'incrocio fino alla curva di Madonna degli Angeli. Ecco, qui vediamo lo stesso percorso in Google Earth, si vede un po' meglio, ma è quello che abbiamo già visto. Questa qui è la via Baroncini, è una via senza uscita che ha lo sbocco sulla stessa posizione, cioè sulla stessa curva di via Vado degli Angeli. Sono due strade che confluiscono nello stesso punto. La prima cosa da dire è che per molti questa strada è considerata una scorciatoia. Le automobili che transitano su Viale Maiella e devono andare nel centro della città, invece di percorrere tutto il giro e quindi fare tutta questa strada di curve, tagliano qui in salita. Lo fanno anche alcuni che provengono da fuori, dalla valle e risalgono lungo la strada di Madonna della Vittoria o che vengono dalla colonnetta, ed eccoli qui, li potete vedere. Queste automobili ferme sono le automobili che nelle ore di punta pensano di aver fatto la scorciatoia. Vedete, sono tutti lungo questa salita ripida, tutti a sgassare e tutti fermi, perché ovviamente immettersi sulla curva di via Madonna degli Angeli in alto è difficilissimo. Il traffico è intenso, bisogna superare un dosso che vedete in questa immagine. È impossibile girare a valle, cioè svoltare verso sinistra. Bisogna dare la precedenza. Le vetture che restano in fila, ferme, con i motori accesi per decine di minuti, bloccano chi dall'incrocio deve andare verso Viale Maiella, perché la seconda parte della strada non è a senso unico. Vedete, la segnaletica è chiara. Chi proviene dalle strade laterali può scegliere se andare in salita verso Madonna degli Angeli oppure in discesa verso Viale Maiella, ed è giusto che sia così. Google riporta tutto il tratto di strada come via Giovanni de Turre. In realtà la via de Turre è doppia. Ci sono due vie de Turre. La parte alta è quella denominata via Giovanni de Turre. La parte bassa, nella cui segnaletica orizzontale mostra perfettamente che si tratta di una strada a doppio senso, vedete lo stop, la linea di mezzeria, è una via che si chiama Bertrando de Turre. Torniamo alla vettura che voleva percorrere la strada via Bertrando de Turre in discesa. Vedete che anche quando non c'è molto traffico è difficilissimo farlo, ma l'automobile che vorrebbe scendere ha tutto il diritto di poterlo fare e in alcuni casi è necessario. Ci sono vetture che hanno difficoltà a motore freddo a fare la salita ripida, oppure arrivati
su a Via Madonna degli Angeli non potrebbero fare la curva per poter imboccare Via Madonna degli Angeli verso il basso, verso lo scalo. Come si vede da questa immagine, le macchine che parcheggiano in divieto di sosta sono tantissime in tutti i momenti della giornata e restringono il passaggio, ma nonostante questo ci sono vetture, motociclette, talvolta anche furgoni che imboccano la strada controsenso, cioè attagliano la curva di Via Madonna degli Angeli per venire controsenso nella via dei Turre e raggiungono l'incrocio contromano dal lato sbagliato. Ma non è l'unico pericolo e non è il peggiore. Perché a scendere c'è una curva che forma una sorta di imbuto in cui non c'è visibilità né per chi viene verso il basso né per chi sale. E molti credono che tutta la strada sia a senso unico e non si preoccupano di invadere l'altra corsia. Nella curva a imbuto la linea di mezzeria non è stata mai segnata, quindi molte automobili imboccano la via dei Turre da Viale Maiella, pensano che sia in senso unico e assumono anche un atteggiamento prepotente nei confronti delle vetture che scendono, ritenendo che siano contro loro. Anche le vetture che sono parcheggiate nella parte bassa della strada, quelle che vedete a destra nell'immagine, sono parcheggiate in modo assurdo, ma probabilmente non se ne rendono conto, non c'è nessun divieto di sosta. Sono parcheggiate letteralmente in mezzo alla corsia di salita della Via dei Turre. Così sono tutti costretti a fare un sorpasso, a farlo nel punto di minore visibilità. Sotto questo punto coperto dagli alberi ci sono i gradini che formano una sorta di spuntone. Si potrebbe facilmente eliminare per addolcire quantomeno la curva, allargando anche un po' la strada. Così si eviterebbero quantomeno i rischi di incidenti, di scontri frontali che potrebbero avvenire in quel punto. Ma come abbiamo visto, i problemi di Via dei Turre, le insidie di Via dei Turre sono tante, sono troppe. Riguardano l'inquinamento, riguarda la mancanza del rispetto di divieti di sosta, i divieti di sosta che non sono mai stati messi, la confusione che c'è nel tipo di circolazione. Per risolvere tutti i problemi che abbiamo visto, secondo me, bisognerebbe cambiare la funzione di questa strada. Non considerarla più una via di collegamento tra Viale Maiella e Via Madonna degli Angeli, una via di collegamento che costringe le macchine a immettersi qui in piena curva, di incrociarsi con la via Baroncini, strettissima, anche questa una via a doppio senso senza uscita. Che significa cambiare la funzione di questa strada? Non deve essere più una strada di collegamento, non deve essere più una bretella considerata una scorciatoia assurda. Basterebbe interrompere qui su l'uscita e Via De Turre diventerebbe una strada di accesso dalla Viale Maiella, quindi soltanto dalla parte bassa, un accesso al quartiere, che è un quartiere di pochissimi condomini. Parliamo di 5 o 6 edifici in tutto, che potrebbero avere una grandissima tranquillità perché con le loro automobili potrebbero entrare e uscire sempre da Viale Maiella, evitando gli ingorghi, l'inquinamento, i rischi, tutto quello che abbiamo visto prima nel filmato.